da quella fabbrica. Può davvero pensare di fare a meno di Ilva? Ma guarda, qui c'è un problema di, diciamo, una classe dirigente che non è capace di sognare, perché si parla sempre della necessità dell'acciaio. Benissimo, abbiamo bisogno di 3 anni per fare come hanno fatto in Germania, ristrutturare completamente tutto di modo che non sia più inquinante, ma ci vogliono 3 anni. Abbiamo lavoro per 20.000 persone per 3 anni? Allora, noi in Italia abbiamo una cosa come 10 milioni di case che vanno rivestite, isolate termicamente. Abbiamo decine di migliaia di scuole che rischiano di cascare in testa ai nostri bambini. Abbiamo una situazione del territorio che è disastrosa. Abbiamo i fiumi che straripano perché non vengono più ripuliti da anni. Abbiamo le montagne che franano perché i boschi vengono tagliati in maniera selvaggia. Noi abbiamo Ti la devo dire, Jacopo, possibilità. che Priatoni non mi sembra in grado di sognare, fa una faccia così stupita alle cose Ma che dici. mi dispiace per lui, ci sono esempi in tutto il mondo che per ogni euro investito sull'ambiente si ha un vantaggio di 3 euro. E questo è il problema. Abbiamo degli imprenditori, dei grandissimi imprenditori, bravissimi, che però non hanno ancora fatto due conti su quanto converrebbe a loro, prima di tutti, un Grazie, New grazie, Deal Giulio Medici. italiano che punta sull'efficienza energetica. Noi abbiamo fatto l'esperimento di far viaggiare un camion da Livorno fino a Palermo, uno sulla nave e l'altro sulle strade. Quello sulla nave è arrivato 10 ore prima con il camionista bello riposato, con costi abbassati. Perché non si fa la conversione delle ferrovie per il trasporto merci? Anche lì sarebbe un lavoro straordinario, enorme, migliaia e migliaia di posti di lavoro. In Allora, è Israele. chiarissimo, Jacopo. Ma perché non ci prova lui? Perché non ci prova lui? Cioè, il mondo è pieno Guardi. di liquidità, sono tutti alla ricerca di investimenti interessanti. Lui sono sicuro che potrebbe convogliare chissà quanti investimenti e realizzare in modo profittevole ognuna delle idee che ha avuto. Io le faccio i complimenti, cambiamo mestiere, Allora, guardi, guardi. non sono idee che io ho avuto, sono idee delle università Sì, italiane. guardi, lasciamo Io da perdere gli 5 anni accademici. Io sto. credo negli imprenditori che si misurano sul campo e che sono capaci di creare ricchezze e posti di lavoro, non teorie astratte che non servono assolutamente a niente e a nessuno. Allora, mi scusi, io la rispetto, però mi lasci parlare un attimo. Io da 5 anni organizzo con un gruppo di amici un festival che si chiama Ecofuturo, che raccoglie decine di imprenditori, non sognatori. Ci sono tutta una serie di tecnologie italiane che sono bloccate. Le faccio un esempio: Decomar, che oggi è riuscita a fare accordi con grandissime aziende italiane e che ha una tecnologia innovativa che costa di meno per pulire i Allora, porti, comunque, è stata ti bloccata fermo, per Jacopo, perché mi anni. pare che il concetto...